Avete ricevuto tutti un pezzettino di puzzle. Quel puzzle è il manifesto del Territory Tour che Davide andrà ad iniziare tra poco. Cowboy e tutti voi consegniamo a Davide il puzzle intero, perché tutti voi siete parte di questo puzzle e Davide c'ha tutti con lui, come sempre, in un pezzo intero. Voi siete tanti piccoli pezzi, lui ha il pezzo intero. Questa è la matrice, voi adesso dovete fare la costruzione, perché penso che... Ok. Signori, io vi auguro una splendida serata all'insegna del melagramma e di tutte le cowboytudini che vi siete portati dietro in questi anni. Sicuramente siete in buona compagnia, la vostra, e anche in buone mani a quanto vedo. Per quel che riguarda i generi di conforto, credo non mancheranno. Grazie a voi tutti da sempre, per sempre. Allora, signori e signori, sia ben chiaro che io ho l'onore di leggere questa cosa, perché so chi è stato scelto cowboy dell'anno, ma vorrei che si sapesse che fosse stato per me, avrei fatto cowboy dell'anno 5-6 persone di questo luogo. Però è una cosa che è nata esclusivamente dai cowboy. Io ho accettato questa scelta con un sussulto e un'esultanza, e posso dire che premio cowboy dell'anno Mondo Desfros 2 marzo 2013, e scusate se è poco, viene premiato con questa motivazione: nel corso degli anni ha contribuito con grande entusiasmo, notevole impegno, a far conoscere ed apprezzare Davide, la sua musica ed impresa ancor più ardua le sue parole, che possono risultare di difficile comprensione anche per chi abita a pochi chilometri dal lago di Como. Immaginiamo quanto impegno gli abitanti di un meraviglioso paese lontano da noi diverse centinaia di chilometri hanno dovuto mettere per conoscere appieno Davide. E questo lo devono alla serietà, costanza e caparbietà di un uomo di una terra distante nello spazio, ma a noi vicina, con le sue storie di vita così simili a quelle che Davide va raccontando da sempre. Per quanto fatto per Davide e i suoi fans in questi anni, premiamo cowboy dell'anno Maurizio Giannetta di Valle Saccarda. Simbolicamente, in questo modo viene premiata anche Valle Saccarda, che proprio l'estate scorsa ci regalò la cittadinanza onoraria, non soltanto a me, ma anche a tutti voi. Cowboy Official Fans Club Davide Van de Sfors. Proporrei se a questo punto, per fare le cose giuste, se Pietro Van de Sfros è nelle vicinanze, l'uomo che deve consegnarlo sarebbe lui. Se invece si sta vergognando sotto qualche tavolo, arriva Pietro, perché quest'anno Pietro era presente a Valle Saccarda, venne premiato con una maglia dell'Avellino, salì sul palco e disse che gli tremavano le gambe. Consegna il premio Pietro Van de Sfros. Complimenti a Maurizio Giannetta. Si dà la mano. Foto. Per noi è stato un piacere, lui ha fatto un bel viaggio oggi, non so fino a che punto sapeva cosa gli sarebbe successo. Per noi sono tanti gli anni in cui si va a Valle Saccarda, è stato sempre veramente giorno per giorno, anno per anno, una scoperta, grazie a tutto il tuo paese. Sono comunque onorato e lusingato di ricevere questo gradito riconoscimento. Lusingato per l'affetto, la stima, l'indole conviviale ormai che mi lega alla famiglia Cowboy da tanti anni, Marina e Paolo su tutti. Onorato perché questo premio è un premio che assume un'importanza territoriale, un'importanza che va oltre i confini geografici, oltre i confini del tempo, oltre ogni
fancazzista, l'ideologia della divisione tra nord e sud. E come disse Davide, in terra del sud, io oggi, questa sera, ti voglio dire che nemmeno io a casa vostra mi sento un forestiero. Grazie.